Ciao a tutti ragazzi, oggi una nuova video ricetta, ovvero la bolognese in bianco. È un'idea alternativa per una domenica diversa, magari senza sugo. Mangiate lo stesso la carne, vi saziate lo stesso, però appunto non c'è il sugo, è in bianco. E come vedrete appunto io preferisco fare le tagliatelle come pasta, però andrebbero bene anche le pennette. E se volete ci potete anche aggiungere un po' di panna, io comunque l'ho lasciata abbastanza light. Spero vi possa piacere questa ricetta e ci vediamo alla prossima. Ciao! Tutti gli ingredienti sono sempre a vostro piacimento. Soffritto. E vabbè, io sto usando questo qua dell'Eurospin e ne metto anche abbastanza perché mi piace. Macinato, vabbè, oggi siamo 6, quindi questo è 900 grammi di macinato. È un dado di regola. Potete mettere due proprio se siete molte persone. Allora, ho messo un po' d'olio e il misto per soffritto e ora sto facendo soffriggere un po', non tantissimo, giusto a far ammollare le continuo a far soffriggere, però aggiungo il macinato. Sempre un po' di vino bianco per sfumare. Thank you.
aggiungo un po' d'acqua così a coprire e lasciamo cuocere. Come vedete, ho fatto assorbire un po' l'acqua e ora ho spento, lo lascio abbastanza brodoso. Se invece voi lo volete fare più asciutto, fatele stringere di più l'acqua oppure non la mettete proprio e poi ci potete aggiungere la panna. Io oggi non la voglio mettere. L'acqua bolle, ovviamente io sto mettendo le tagliatelle, queste non sono all'uovo, sono di semola. Comunque vanno anche bene le pennette o anche i fusilli, come preferite. Io lo faccio anche con, se non ho le tagliatelle ci metto le pennette. Una spolverata di parmigiano e buon appetito.